Siamo pronti alla partenza, CarTube, nuova puntata, un ospite di tutto rispetto. Ovviamente sto parlando di un amico che è Fernando Marraghini. È un po' difficile presentarlo, inquadrarlo, è un attore teatrale in primis, poi regista cinematografico, non solo teatrale, poi conduttore radiofonico, insomma è un globetrotter dell'arte. Ma sei sicuro che stai parlando di me? Sì, può darsi. Sì, certamente sto parlando di te, i nostri amici telespettatori poi avranno modo di approfondire la tua conoscenza grazie a CarTube, quindi sigla, si parte con questa nuova avventura CarTube. Andiamo! Andiamo! GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Fernando, benvenuto a bordo. Molto carina questa macchina. Molto, molto carina. È un hybrid, sì, che poi alla fine va quasi esclusivamente per inerzia. Sì, no, nel senso va è quasi sempre a trazione elettrica, perché la GP Motors ce l'ha messa a disposizione, ma praticamente non ho ricordanza che sia entrato l'alimentazione a benzina, anche perché poi con la nostra trasmissione poi ci muoviamo in ambito quasi solo esclusivamente diciamo cittadino, quindi giusto contribuire all'abbattimento delle polveri sottili, no? Ma che scherzi, noi abbattiamo tutto. Allora, in presentazione ho detto Fernando, allora, a parte che sei un carissimo amico, perché ci conosciamo da una vita, e poi insomma c'è una grandissima stima nei tuoi confronti, però quando qualcuno mi domanda ma Fernando che cosa fai, le cose che hai fatto importanti sono veramente tante. Te intanto nasci come attore teatrale. Io nasco... Allora, tanto sei nato nel 63. Sono nato nel 63, 20 maggio, sono del segno del toro, nacqui ad Arezzo, addirittura in Colcidrone, quindi in via Oberda, dove sono tornato poi ad abitare, adesso io abito. Ma non via della Chimera? No, via della Chimera mi sono trasferito dopo, e lì ci ho trascorso la parte di formazione della mia vita, no? Perché tutta l'infanzia e l'adolescenza l'ho vissuta in via della Chimera. Perché esattamente. Io ho letto una tua intervista molto bella e parli proprio di via della Chimera, dicendo è lì che un po' è nato tutto quanto, insomma ci sei anche tornato ultimamente. Ci sono anche tornato, sono andato perché ogni tanto mi piace tornare un po' nei luoghi della memoria. Io sono tornato in città da circa 5 anni e quindi è un po' come se avessi la necessità di riscoprire la mia città, e allora sono andato, anzi ci vado spesso in via Pimonte, dove ovviamente oggi è tutto trasformato, però là quando ti dico che mi sono formato come poi tutti i miei coetanei, avevamo a disposizione dei campi infiniti. Che te hai definito come il mare, esatto. Il mare immenso. Quando andavamo, quando osavamo attraversare i campi di grano, dovendo sfidare
come dei veri nostromi, le balene. L'ignoto. L'ignoto e soprattutto il contadino. Il contadino che puntualmente era il nostro Moby Dick. Ma lo sai che l'altra sera ho trovato un carissimo amico che fra l'altro fa l'avvocato e ricordiamo quando a Gragnone andavamo a scrollare i famosi ciliegi, ora lo dico alla retina, insomma, e una sera un contadino ci tirò, ovviamente. Lui fa l'avvocato, dicevo, se siamo qui lo dobbiamo al fatto che eravamo molto veloci. Eravamo abili, devo dire, a salire come a scendere, eravamo bravi. Io non so quanto ci mise a tornare a casa. Ricordo delle corse in mezzo ai campi per sfuggire all'ira del contadino, insomma, forse era la nostra ginnastica. Comunque sono stati periodi meravigliosi, allora ogni tanto mi dicevo vado. La battuta e non ci sono più i ciliegi di una volta. Tu devi sapere che a proposito di ciliegi, io oggi non riesco a mangiare le ciliegie perché presi l'indigestione da ciliegia con tanto di febbre. Aia. E uno dei risultati, no, quando prendi quelle indigestioni incredibili, è che poi non puoi più avvicinarti al frutto, alla cosa che ti ha dato reazione, insomma. Quindi con le ciliegie ho chiuso totalmente. E quindi diciamo che te sei il primo approccio l'hai avuto con il piccolo teatro Città di Arezzo, che ma c'è ancora il piccolo teatro? Allora c'è, ma non più nella sede storica. Ah. Esiste l'associazione Piccolo Teatro, però tu sai che come tutte le cose che nascono grazie alla volontà e alla personalità dei suoi fondatori, una volta che questi vengono a mancare, è difficile, no, continuare con quel tipo di energia. Però è stato sicuramente, si sta parlando degli anni 70, sì, è stato un momento importante per quello che riguarda poi l'avvio della mia professione, perché lì io mi sono appassionato del teatro. Decisi, avevo 14 anni, decisi che ne avrei fatto una professione. Poi ai 18 anni terminato il mio obbligo nei confronti dello Stato, quindi dopo il militare. Facevamo il militare. I giovani che ci stanno ascoltando penseranno che noi apparteniamo a un'era preistorica. Però ecco, dopo i 18 anni sono andato a vivere a Roma e ho cominciato subito a lavorare in teatro, che è stata poi la mia principale attività fino, diciamo, al 2009. Nel 2009, quando è nato mio figlio Zeno, io, volendo veder crescere questo figlio e non volendo trascinarlo con me nelle infinite tournée, ho deciso di dedicare più tempo all'altra mia attività, che è quella della regia cinematografica. E qui è nata la tua casa di produzione, che praticamente ha messo in circuito due film che insomma hanno avuto anche un discreto successo. Guarda, siamo molto contenti perché siamo assolutamente indipendenti, la mia casa di produzione è fondata insieme a Erika Facileo, che è la mia compagna, la mamma di mio figlio, insieme firmiamo tutte le opere che realizziamo. È stata fondata nel 2016 e il primo lavoro ha avuto una diffusione veramente importante, adesso lo abbiamo in 72 paesi, distribuito in 72 paesi in lingua inglese, grazie ad Amazon, grazie ad un accordo che abbiamo siglato con gli americani della Indie Right, e quindi da allora stiamo riuscendo con minor fatica a produrre e a mettere nella circuitazione sia delle sale che nel VOD i nostri lavori. Quindi allora, i film sono due, uno è Sexy Shop. Sexy Shop non è una mia produzione, Sexy Shop è stato prodotto. Prima della... Però la tua regia. È la regia mia e di Erika, però la produzione Bisia Film è una produzione friulana e quindi è stata quell'esperienza che mi ha costretto a lasciare Arezzo. Abbiamo abitato per 3 anni, sia per la fase preparatoria del film e poi della realizzazione in Friuli, esattamente a Monfalcone. Ah, però non è un nostro film, Sexy Show. I nostri film sono quelli siglati e prodotti da Fez Film, che sono Roberto Assagioli, lo scienziato dello spirito, e poi i vari documentari che abbiamo realizzato in collaborazione con Rai 3. Questa è un po' la nostra storia. Assagioli è un personaggio, uno scienziato al quale te eri talmente legato, al quale poi hai deciso di dedicare questa parte importante della tua produzione, certo, artistica. Perché è un personaggio, Massimo, che io non conoscevo, l'ho scoperto attraverso un libro tantissimi anni fa. Mi colpì apprendere che
uno scienziato del suo livello, amico di Einstein, di Tagore, allievo di Jung e Freud, avesse deciso di vivere l'ultima parte della sua vita a Capolona, che è qua, dietro di noi, no? E quindi iniziai a incuriosirmi, a studiare, ad informarmi sulla vita e l'opera di questo scienziato. La sua opera è la psicosintesi, quindi lui ha sviluppato tutta una serie di insegnamenti, di derivazioni dal mondo junghiano e li ha trasformati. È stato l'anticipatore un po' della psicologia umanistica. E allora ecco, questo ce la dice lunga su delle figure che sembrano apparentemente minori, che vivono in mezzo a noi, ma che hanno una storia e un vissuto che ha dell'incredibile. Assagioli nasceva nel 1888 e è morto nel 1974 a Villa Lanussa, che era di proprietà della moglie, una retina, aveva sposato Danella Ciapetti. Sì, la scelta era una scelta di cuore, insomma. Sì. E poi mi sono appassionato della psicosintesi, che è appunto questo metodo autoformativo molto interessante, e da allora, quando possiamo, dedichiamo i nostri sforzi, insieme ad altri soggetti, ad altre produzioni, a raccontare questa tecnica, questa figura, insomma, quest'uomo molto molto particolare. E diciamo che un tuo credo fondamentale è quello che ogni uomo dovrebbe cercare, anche dolorosamente, a dare un perché alla propria esistenza, a dare un perché anche al proprio essere, cioè approfondire la conoscenza. E te l'hai sempre inquadrata come una cosa particolarmente dolorosa, perché poi l'ha passata, no? L'ho passata. Io credo, voglio dire, ma come si fa a vivere la vita da sconosciuti di noi stessi? Come si fa ad avere dei rapporti sani e umani con gli altri se prima non hai fatto chiarezza e ordine in quella che è la tua storia, su quelle che sono i tuoi valori, le cose cui credi, che difenderai ad ogni costo? Quindi tutti i processi di conoscenza sono dolorosi, in quanto ti portano a dover accettare anche dei lati negativi, no? del carattere che uno di noi ha, non è che siamo tutti quanti perfetti. Però vedi, tornando alla psicosintesi, grazie alla psicosintesi ho capito che in realtà anche il lato più debole, apparentemente più debole, di un essere umano, in realtà è una forza, se si trova il modo di trasformarlo. Quindi non si deve rinnegare nulla in realtà. Cioè, noi siamo composti da una complessità di facce, di sfere, di strati, e ognuno ci appartiene, sia il bello che il brutto, no? Quindi si tratta di dover armonizzare. Allora, per me la vita e l'arte è un po' un modo, una ginnastica per cercare di far chiarezza. Io non so se troverò prima o poi il senso, la grande risposta alla grande domanda, no? Che cos'è la vita? Però mi interessa la ricerca, sì, perché è la parte più interessante. Dai, di un viaggio, quando una macchina bella come questa, chi se ne frega della destinazione? Interessante il viaggio, la conversazione, la compagnia, gli incontri, gli amici. Anche se siamo consapevoli che il viaggio poi finirà, cioè finisce il viaggio con questa macchina, ma ne comincerà un altro. Te sei convinto che dopo questa vita ci sarà qualche cosa? Ma questo, senti, è interessante. Allora, io credo, innanzitutto, come disse il grande Kubrick, sono pronto a stupirmi. Immenso. Stiamo parlando proprio di grandi registi, di divino, quindi lui era ateo, si era sempre mi prendono i brividi, si era sempre professato ateo, però in punto di morte pare che disse: adesso sono pronto a stupirmi. Quindi voglio dire, gli epicurei dicevano: perché preoccuparsi della morte? Quando ci siamo noi non c'è lei, quando c'è lei non ci siamo noi. Questo proprio in soldoni. Io credo che, ripeto, l'importante è arrivare pronti ad ogni appuntamento, arrivare in piedi, consapevoli, vivi. Per vivi si intende consapevoli, appunto, no? Sembra chiaramente un controsenso dire, certo, che si muore da vivi, però vuol dire essere consapevoli. Poi quello che sarà, a me interessa la vita in questo momento, cioè dare qualità alla vita. Non penso alla vita come né un luogo di sofferenze, non penso alla vita di un'umanità segnata dal peccato, penso alla responsabilità che ognuno di noi ha di
di trovare una strada. Sai, trovare una strada significa anche permettere, battere la foresta o un sentiero, significa anche di permettere a chi verrà dopo di te di avere una traccia. E di questo credo sia un po' il nostro compito da essere umani, cioè lasciare delle tracce, aggiustare la vita e quindi permettere ad altri di far meno fatica. Beh, guardando la realtà che ci circonda c'è molto lavoro da fare, penso, perché siamo profondamente... Momentino! Siamo profondamente alienati e condizionati soprattutto da questo sistema, soprattutto mentale, no? Questo ingranaggio, tutti presi da questa turbolenza che è l'esistenza, i condizionamenti. Certo. Quante cose facciamo? Questa è una riflessione che ho fatto molte volte, che non ci appartiene, ma la facciamo per fare contenti magari gli altri, quando poi fondamentalmente bisognerebbe farla per accontentare se stessi, insomma, è quello che dicevamo, e non prima. È egoismo. No, 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 è quello che dicevamo prima, cioè vivere una vita di condizionamenti oppure vivere una vita che corrisponde a quelli che sono i tuoi desideri. Chiaro, tutto questo comporta delle scelte, comporta degli sforzi. E per poter dire ogni mattina, quando dobbiamo affrontare il quotidiano, perché il quotidiano è anche faticoso, no? Sì. Sapere chi siamo, cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo. Allora con questo tipo di consapevolezza secondo me si è un pochino più robusti, forse, dico forse. Poi chiaramente io lo metto sempre al condizionale, un grande forse, non ho niente di certo da raccontare. No, di certo nella vita, cioè, una cosa, una delle poche certezze è che quando veniamo al mondo siamo puri, certo. Quindi, agiamo di istinto. C'era una frase di François Truffaut, sì, un altro stratosferico, ora le parole precise ti dico il succo, cioè che praticamente secondo lui fare film era un po' come ritornare bambini, insomma ritornare, certo. È un po' come rompere gli argini e liberarsi di tante funi che ci tengono legati a degli stereotipi, insomma. Quindi, è proprio vero, giorni fa leggevo un libro di Franco Arminio, che è uno straordinario poeta, lui si definisce paesaggiologo. Ha scritto una frase che io mi sono segnato nel mio taccuino di appunti, dice: non esistono le cose brutte, esistono le cose osservate male. Quindi il cinema è quella possibilità di osservare il reale e di vedere ciò che apparentemente sembra statico, sembra intrasformabile, e vedere che cosa nasconde al di là. Quindi è uno sguardo attento sull'invisibile, e questo mi ha sempre molto appassionato. C'è un film meraviglioso, American Beauty, se lo ricordo, no? Straordinario. Tra l'altro attore veramente di un livello assoluto, che è stato massacrato dal perbenismo americano, perché certo. È venuto fuori veramente di tutto. E c'è una scena... È sparito perché è caduto in disgrazia per delle vicende sue. Stiamo parlando di un attore che Spacey, American Beauty, cioè, ha fatto i soliti sospetti. Capolavoro di attore, un talento pazzesco. Kaiser Soze. E c'è una scena in cui il giovane protagonista fa vedere alla ragazza di cui è innamorato la bellezza di una busta, sai, la busta quella proprio della spesa, la busta bianca, di plastica, che viene fatta volare dal vento. E detta così, per chi non ha visto il film, sicuramente starà pensando che io sia impazzito, ma in realtà c'è una poesia enorme in quell'immagine, soprattutto la frase che dice il ragazzo, dice: mentre osservavo questa busta, sentì una voce che mi diceva di non aver paura, di andare oltre le cose. Allora quella busta è sicuramente, la puoi anche leggere come un'anima, un oggetto apparentemente in decomposizione, abbandonato, ma che in realtà con una piccola, leggera energia riprende vita. Insomma, il cinema aiuta davvero a osservare le cose. Mentre io e te adesso stiamo viaggiando, in realtà siamo davanti a un grande schermo, e
osserviamo la realtà. Ma quanto è bello, anche questo cancello. Che, bellissimo. Che, anche pur rugginoso, però ha qualcosa di vissuto. Chissà quante cose potrebbe raccontare. Ha un suo perché. Anche perché qui ci venivo tutti in Camponella, dietro lo stadio, era proprio... altro luogo... Tappa, il sabato e la domenica era una tappa obbligata per chi... Altro luogo di iniziazione. Non aveva la casa, viveva in casa con i suoi, era certo. Fidanzato e quindi... Davvero. C'era il famoso detto... Cioè, io ero ragazzo, le prove al Prato, perché una volta andavano certo. su al Prato, certo. Però, davvero. Insomma, chi aveva adesso è cambiato il mondo, mi dicono dei genitori di figli adolescenti, adesso i genitori escono e lasciano la casa ai propri figli, no? Arrivo un attimo a fare la spesa, dico, ma c'è sempre da sé, no, ma mi sono dimenticato le cose. Davvero. È cambiato il mondo, caro Massimo. Guarda, mi fai venire in mente quanti danni abbia fatto questa pandemia, al di là dei morti, purtroppo sono stati troppi, una cosa esagerata, però dal punto di vista proprio strettamente psicologico, ecco, mi metto nei panni di ragazzi di 13, 14, 15 anni che sono costretti a stare a casa. A me se ai miei tempi, a 15 anni mio padre è successo, no? Che lo facciamo incazzare regolarmente. Questa fine settimana non esci di casa, però è una tragedia. Io sarebbe stata una tragedia, avremmo trovato fatto di tutto per uscire calandoci dal balcone con le lenzuola annodate. Ma sì, credo quello che dici tu, i danni di quello che dici tu li vedremo a lungo termine, perché c'è una generazione che è stata privata proprio di quella che è la funzione primaria di un essere umano, la socializzazione. Sì. E quindi figurati a 12, 14 anni, 15 anni, i primi amori, le prime uscite, il cinema, la pizza, gli amici. La scuola, le lezioni a distanza. Il momento è bello di andare a scuola, sì, c'era le paure delle interrogazioni, dei compiti, però insomma era trovarsi davanti ai cancelli della scuola, certo. E dopo la ricreazione, i chiodi, fare chiodi, il sabato io non... A te di sabato, disperso. È quello del sabato? Io ero quello del sabato. Io la metà settimana, leggevo poco, a metà della settimana. Io il sabato, la facevo, allungavo, capito, fine settimana. Specialmente con le giornate in questa maniera, per me era veramente proibitivo. Davvero. Senti, la differenza che ecco, dal punto di vista, insomma, come forma d'arte, sì, tra il teatro e il cinema, sono due mondi insomma abbastanza Sono lontani, Massimo, sono estremamente affascinanti, però uno ha quello del teatro, sì. Ma io parlo del teatro quello con la T enorme. Sì. Parliamo del teatro con la T enorme e del cinema con la C maiuscola. Il teatro è un rito sacro, se ne vede sempre di meno di teatro capace di sviluppare una certa sacralità. Esiste il teatro, lo spettacolo di intrattenimento, la parola la dice lunga. L'arte dovrebbe non intrattenerti ma lasciarti andare, invece il termine ti trattengo significa tanto. Il cinema è un'arte diversa, però è affascinante perché offre ovviamente potenzialità espressive di racconto, che è inutile che lo spieghi io, sono 100 anni che rimaniamo affascinati da quest'arte, che tra l'altro ha un elemento in più rispetto al teatro, che non vuol dire un elemento che ne aggiunge qualità, ma il cinema è un'arte tecnologica. Io sono da sempre appassionato di tecnologia, quindi mi appassiona prendere, come in questo caso, no? Tu pensa, Massimo, noi siamo qua a parlare, collegati intorno a noi a non so quante telecamere ci sono qua dentro, e è meraviglioso tutto questo, perché anche grazie all'invenzione umana e alla tecnologia che ci possiamo esprimere. Quindi il cinema è anche un grande gioco tecnologico e quindi mi appassionano entrambe, anche se devo dire in questo momento mi sento molto più vicino all'espressione cinematografica, anche se stiamo aspettando
degli esiti ministeriali, potrebbe essere che quest'autunno si riesca a fare una grossa produzione. La do anzi in anteprima, la do agli amici di Arezzo TV. Ma io ho avuto la fortuna anni fa, quasi 15 anni fa, di poter lavorare con uno dei tre registi considerati a livello mondiale più importanti. I tre registi di cui parlo sono Peter Brook, Bob Wilson e Peter Stein. Ecco, io ho lavorato con Peter Stein, fu un incontro meraviglioso e a distanza di 15 anni ho fondato insieme a lui il Centro Teatrale San Pancrazio in Umbria, un centro di produzione. Che significa? Che stiamo lavorando a quella che dovrebbe essere un'altra eregia epocale del grande maestro, al Platonov di Čechov, uno spettacolo che è previsto della durata di 8-9 ore. Ovviamente la pandemia non ci ha aiutati, perché dovevamo partire 2 anni fa, poi insomma è successo tutto quello che sappiamo, e ancora oggi abbiamo, come dire, delle incertezze, perché è vero che stiamo ripartendo, lo vediamo, però quest'autunno chissà se potremo veramente tornare nei luoghi di cultura con quella libertà di 2 anni fa, a cominciare proprio dalla capienza, da quante persone potremmo portare a teatro, quante persone potremmo portare nel cinema. Allora, quando si parla di produzioni complesse, articolate e costose, senza determinate garanzie, è difficile farle partire. Però vediamo quello che succederà. Senti, c'è qualcuno che sostiene, anzi più di qualcuno che sostiene che diciamo che non è che il cinema e l'arte è in crisi perché mancano i soldi. Opla. Io quello che temevo, ho cercato perché mi sono accorto che sono salito con il telefono. Cercatissimo. Mannaggia, scusate. Ma no, non ti preoccupare. Hai spento adesso. No, allora, ti ripeto la domanda. Sì. Più di qualcuno sostiene che c'è una mancanza di idee, non di denaro, cioè mancano veramente... Ottima definizione, cioè, quindi, è così Massimo. La crisi non è tanto economica, ma proprio a livello culturale. Ma è a livello di idee culturali, idee culturali. Comunque sta di fatto che in Italia la filiera cinematografica, l'industria cinematografica è un'industria che non rischia, ma per un semplice motivo, perché il cinema in Italia, ma questo vale anche per l'Europa, è un cinema garantito da fondi pubblici, da finanziamenti pubblici. Ora tu capisci, nessuno rispetto al cinema americano rischia denaro proprio. Quindi questo secondo me un po' deresponsabilizza. Gli americani devono far quadrare i conti. Se un soggetto, un attore, un regista, un team non funziona, lo cambiano. In Italia si continuano a lavorare le solite produzioni indipendentemente dal risultato ottenuto. E quindi c'è un po' un appiattimento da questo punto di vista, non si scommette nei giovani, nelle idee. Dico sempre a me stesso, quando Bernardo Bertolucci, un altro, vero? Diresse Novecento, o l'ultimo tango a Parigi con un signore che si chiamava Marlon Brando, aveva dai 28 ai 32 anni. Adesso un giovane di 30 anni forse riesce a trovare risorse per fare un cortometraggio, e che nessuno vedrà poi perché non c'è distribuzione, non c'è... Capito cos'è cambiato? Esisteva un cinema in Italia coraggioso, produttori coraggiosi, e quel cinema lì non esiste più, ma proprio perché vengono meno le idee, le forze e le volontà. È tutto troppo garantito. Tra l'altro, Ultimo Tango a Parigi, che venne censurato. Certo. Io quel film l'ho rivisto nell'87, perché se pensi che poi la censura lo eliminò, certo, completamente. Fu eliminato, cioè, non se ne trovavano copie. L'assurdo era che andavi... in Via del Trionfo c'era, certo, il cinema a luci rosse. Te lo ricordi? Anche quello, altro luogo di formazione. La grande, cioè, l'educazione sessuale avveniva lì. Perché non è che avevi i genitori o gli insegnanti o gli psicologi che arrivano a dire guarda che l'atto sessuale, cose, eccetera. Andavi o lì o al Pidocchino in Via Trasimeno.
stai facendo venire i brividi, perché proprio... No, era via Isonzo o via Trasimeno? Via Isonzo. Il famoso Pidocchino. Lo ricordo, andai a vedere uno dei primi, forse il primo concerto che i Litfiba fecero ad Arezzo, al Pidocchino, prima che chiudesse. Bravo, sì. Ma pensa un po'. Insomma, praticamente era libero il mercato pornografico, ma quella... era un'opera moralmente censurabile, no? Perché un rapporto praticamente libero tra due persone che neanche sapevano come si chiamavano. No, certo. Un'opera assoluta. Io, Marlon Brando da manuale proprio. No, ma di chi si parla? Però pensaci, no, quello ti dicevo prima, cioè Bertolucci aveva 30 anni quando qualcuno gli ha affidato, ma pensa allo stesso Marlon Brando. Un attore del calibro di Marlon Brando che viene in Italia e si fa dirigere da un giovane Bertolucci. Pazzesco, che coraggio. Marlon Brando che era già un mostro, aveva fatto Il Padrino, aveva fatto il sogno. Si narra, te lo voglio raccontare, perché Storaro, mitico direttore della fotografia, il primo giorno di riprese, immaginiamoci, cioè l'età media sul set era di 30, 35 anni, 25, 28, chiaro che i 28 anni di allora erano un pochino più adulti, no? Come maturità, come per tutta una serie di cose, però insomma quando si presenta sul set Marlon Brando, Bertolucci dà le indicazioni sulla scena, da tutti pronti a girare, motore partito, cioè Marlon Brando ovviamente fa quello che deve fare in maniera magistrale. Bertolucci dice perfetto, possiamo anche, per questa scena va bene così, anche è inutile farne un'altra. E Storaro alza la mano e dice: scusami Bernardo, ma io in realtà non ho pigiato il pulsante del motore, perché quando mi è apparso nell'obiettivo Marlon Brando mi sono pietrificato. Marlon Brando capì e andò ad abbracciare Storaro per incoraggiarlo. Cioè, capisci che emozioni devono aver vissuto durante quella lavorazione là. Allora, noi ci fermiamo un attimo, sì. E poi ritorniamo con CarTube e Fernando Maraghini. A tra poco. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Seconda parte di CarTube, sempre con Fernando Maraghini al nostro fianco come navigatore, navigatore ce l'abbiamo qui davanti nel display. Abolita la figura del navigatore, che quello che dava le indicazioni. Fammi la navigazione. Niente, con questa non si fa assolutamente nient'altro che guardare, anzi bisogna un po' farci l'abitudine e guardarla il meno possibile, perché insomma, è anche un po' diciamo pericoloso se uno si distrae, attira l'occhio, però. Un po' si attira l'occhio, ma specialmente all'inizio, poi quando ci fai l'abitudine. Allora, abbiamo un po' toccato vari argomenti, adesso volevo entrare un po' nello specifico della tua vita. Te hai lavorato anche in Francia, sì. E hai trovato una grossa differenza tra la Francia e l'Italia. C'è maggiore attenzione in Francia rispetto alla cultura. Massimo, per i francesi la cultura è necessaria, è come l'acqua potabile. Cioè i francesi il giorno che decisero anni fa, questo è accaduto, di può limitare dei privilegi, fra virgolette, che gli artisti avevano acquisito in anni e anni, tutta la Francia è insorta, perché hanno sempre considerato la cultura come un bene primario, insieme all'istruzione, insieme alla sanità, a tante altre cose. Da noi
le cose sono un pochino diverse, ma la vera caratteristica, se mi permetti, fra la Francia, l'Inghilterra, la Germania, dove ho lavorato e ho anche amici che continuano a lavorarci, è che all'estero è il progetto che viene preso in considerazione, e anche la credibilità di chi lo presenta, però si, come dire, si concentrano sull'idea, sul progetto. Non gli interessa se hai 15, 20, 30, 50 anni, 60 anni, se il progetto è valido e ci sono le condizioni per realizzarlo, trovi subito degli aiuti. Faccio un esempio molto banale, io ho lavorato insieme a Erika per anni in Francia a realizzare video sperimentali sulla danza, sul teatro. Questi nostri lavori avevano ottenuto dei consensi anche dal punto di vista ministeriale, dal ministro del Ministero della Cultura francese. Quando poi nel 2008 il ministero ha deciso di lavorare su un progetto, loro lo chiamano carte blanche, carta bianca, cioè volevano che qualcuno realizzasse un lavoro creativo all'interno del Louvre, cosa hanno fatto? Sono andati a vedere quelli che erano secondo loro i registi un po' del momento, italiani e stranieri, che stavano operando in Francia, e l'hanno affidata a me e a Erika, senza nessuna ingerenza, senza nessuna raccomandazione, senza niente. Eravate bravi. Non lo so se erano bravi, se no non ve lo davano. Però c'è un'attenzione. In Italia si fatica, ogni risultato che ottieni annulla il precedente, quindi ricominci sempre da capo, no? C'è sempre questa fatica di dover, non c'è un interlocutore, i rapporti ministeriali sono faticosi, sono complessi, complicati, non c'è un rapporto diretto, snello. All'estero le cose funzionano un pochino meglio. E guarda, e te lo dico, e non sono un esterofilo, Io amo tantissimo l'Italia, in questo sono fiero di essere toscano, in questi giorni sto facendo un lavoro sul Granduca Leopoldo e mi rendo conto che insomma siamo anche frutto di queste menti illuminate che 200 anni fa hanno veramente rivoluzionato il nostro modo di pensare. Però il sistema Italia è un sistema complicato, ma questo credo in tutti i settori, Massimo, no? Sì, purtroppo siamo, è farraginoso, cioè è complicato. Non è meritocratico. Sì, la meritocrazia purtroppo non. Ma questo fa un po' parte, secondo me, del DNA di noi italiani, perché poi si scarica sempre la colpa sui politici, ma sono i politici che noi eleggiamo, certo, che mandiamo a Roma, certo, e che hanno creato questa, non un giorno, no, è una cosa che parte da lontano, quindi certo. Perché noi italiani siamo fatti così, poi siamo quelli che si lamentano, poi magari alla prima occasione vanno a chiedere una raccomandazione, vanno la spintarella, certo, sistemiamo questo. Tengo famiglia, per noi è un verbo. Tengo famiglia, però insomma, di fatto che abbiamo. E quella di oggi è una società che è frutto di una mentalità che è partita purtroppo da lontano, da molto lontano. Però io volevo ecco, entrare anche sul locale, insomma, da Aretino, perché Arezzo, tutte le cose belle poi alla fine vanno a male così, come perché? I poponi, ma dopo perché? Un po' se non li mangi subito il popone è una cosa incredibile, perché poi fra l'altro ho seguito un'altra intervista, perché ho cercato di documentarmi, anche se ripeto, ci conosciamo da tanto tempo, e te in qualche occasione poi hai fatto anche il paragone tra Arezzo e Prato, certo, che sono due città toscane simili dal punto di vista, diciamo, strutturale, dal punto di vista economico, certo, ovviamente, perché lì si parla di tessile, qui certo, di oro. Primo dopoguerra. Bravo. Le stesse condizioni di. Però lì c'è un'attenzione differente, si dà continuità ai progetti, cosa che qui ad Arezzo, io ti faccio un esempio fra i tanti, ma ce ne sono tanti. Sì. Arezzo Wave, fine. Certo. Stop. È evidente che in tutte le cose, Massimo, la responsabilità si deve distribuire, no? Io non dico che tutta la responsabilità è in chi amministra, poi c'è anche una responsabilità in chi fa l'offerta, in chi è incapace di relazionarsi, però sta di fatto che da decenni io avverto nella mia città un'assoluta mancanza di un progetto vero. Il progetto. Che cosa
aver lavorato e pensato e scientificato su che cos'è la cultura. Gli amministratori cosa vogliono dare ai propri cittadini? Si pensa in maniera sbagliata, e io su questo proprio scusate l'immodestia, la supponenza, che la cultura sia un'offerta, più o meno una quantità di spettacoli, concerti, editoria, film, ma non è questo. Quello è solo un risultato di un processo culturale. La cultura, e questo dovrebbe ben saperlo l'amministratore, è permettere ai cittadini di fare un passo evolutivo in avanti, con esatto. i mezzi che la creatività ci mette a disposizione, ma sta di fatto che la cultura è aiutare un popolo ad avere una consapevolezza, una propria consapevolezza, una capacità cognitiva. Non sono gli spettacoli, ce n'è anche troppi, e l'80% sono delle sole, ci sono troppi film in giro e il 90% sono brutti, la stessa cosa vale per i libri, quindi non è un problema di quantità, è di volontà. E quindi Arezzo, che purtroppo recita sempre una parte diciamo secondaria nel panorama non solo italiano ma anche toscano, insomma, certo. Purtroppo è così. Ma vedi Massimo, è un peccato, tornando a quello che dicevamo prima, no? Io sono pronto a farmi spiegare in maniera anche semplice, non è che io abbia delle doti di intelligenza di sa quale tipo, per esempio il senso della fondazione che gestisce la cultura ad Arezzo e la privazione e l'annullamento dell'assessorato alla cultura. No, cioè, mi chiedo, è dal 2015 che non abbiamo un assessore alla cultura, è una cosa gravissima. Lo trovo di una gravità assoluta, perché una fondazione, quindi un ente privato, soggetto privato, no? Anche se sì. diciamo costituito anche grazie all'ente pubblico, che cosa può fare? Può dettare le linee politiche culturali o semplicemente gestire e amministrare come un bravo organizzatore quelli che sono gli spazi, gli eventi? Non capisco, lo trovo assolutamente grave l'idea che si sia rinunciato a istituzionalizzare la responsabilità che l'amministratore ha nei confronti della cultura. Ma non c'era nessuno disponibile a farlo? Ma anche gratuitamente, guarda come sta facendo Mario Draghi il ruolo di Presidente del Consiglio in maniera totalmente gratuita. Ma sa quante ne trovavano di persone competenti, appassionate, che potevano mettere al loro servizio, al servizio della città, la loro passione? Quindi questo te la dice lunga, no? Su certe scelte che io non solo non le condivido, ma non le comprendo. Non riesco a capire quale cosa ci sta dietro, quale volontà e quale logica, quale opportunità. Perché si decida questo? Un paio di settimane fa sulle pagine culturali della Repubblica c'era una bellissima intervista a Jack Lang, che è stato il leggendario, lo posso definire così, ministro della cultura francese, in un momento in cui la Francia svoltò, insomma, perché era l'anniversario, il 40° anniversario della vittoria di François Mitterrand, sì. Che insomma fu la vittoria della sinistra, e Mitterrand rivoluzionò la Francia, e come la prima decisione che prese nominò questo giovane ragazzo all'epoca, cioè, che era aveva un bagaglio culturale spaventoso, e gli disse: ti do la carta bianca. Gli certo. dette carta bianca, fece delle cose straordinarie, che è diventato proprio un esempio. E guarda, l'ho letto, ovviamente mi fa anche l'effetto del fatto che, insomma, io mi ricordo, insomma, il primo viaggio che feci a Parigi era una settimana prima che ci fossero le elezioni, quindi ho il ricordo di Parigi tappezzata di manifesti con i commenti all'epoca, cioè era l'epoca, insomma, del 1981, l'anno della mia maturità, mi ricordo che, insomma, davano per sfavorito Mitterrand, invece riuscì a ribaltare, insomma, era incredibile. Ma vedi, la figura di Lang che tu hai citato è stato veramente un servitore non solo dello Stato ma proprio di tutto, si è messo a servizio di tutto quel mondo, quel milieu di artisti
che hanno contribuito insieme a lui a rivoluzionare culturalmente la Francia. Io ho invece memoria, ma questo non è solo un problema cittadino, ma nazionale, di amministratori che diventano improvvisamente direttori artistici e quindi creano eventi egoici in cui si identificano, in cui si riconoscono e in cui gli altri o assumono un atteggiamento di sudditanza, gli altri sono gli artisti per esempio, sì, oppure ne rimangono fuori, e lì è l'altro problema. Ci vuole passione. Io ricordo, purtroppo è un uomo connotato a sinistra, però del resto il suo pensiero secondo me è universale, quello che ha scritto Gramsci raccomandando ai colleghi politici quali erano le direttive, le responsabilità per vivere in maniera degna il ruolo di politico. Politico è a favore della polis, a favore della gente, vuol dire questo politica, non vuol dire potere, vuol dire semplicemente un servizio. Gramsci dice: dobbiamo amare il futuro dei cittadini. Se non pensiamo al futuro dei cittadini, dei giovani, dei ragazzi, non gli creiamo delle opportunità, delle speranze, delle possibilità, noi uccidiamo il futuro di una nazione intera. Io devo dirti la verità, oggi 20 anni non li vorrei avere, io non vorrei tornare indietro. Ma guarda, perché vedi Massimo, ti faccio un esempio molto banale. Io a 14 anni mi appassiono dell'arte, vengo da una famiglia assolutamente umile, io non ho mai conosciuto mio padre, mia madre è vedova, mia madre ha fatto, allora si chiamava la Bidella, oggi l'operatore scolastico. Quando sono andato a Roma a 19 anni dopo il servizio militare, io non conoscevo il concetto di impossibilità. Sapevo che rispetto probabilmente al figlio del grande imprenditore o del professionista avrei faticato un po', ma sentivo che avevo delle opportunità, pure io, e così ho avuto ragione. A cominciare per esempio dal Carovita, io andavo i primi mesi a Roma, poi trovai lavoro subito in teatro, ho cominciato a mantenermi, ma con 50.000 lire che mi dava la mia mamma ci pagavo il biglietto d'andata e ritorno dal lunedì al sabato e ci facevo pure la spesa al mercato, quindi sentivo che sarebbe stato più difficile ma non impossibile. Oggi un ragazzo di 20 anni che abbia voglia di sperimentare, di creare una piccola impresa insieme a degli amici, ha una muraglia di difficoltà davanti. Se non c'è una famiglia alle spalle che lo protegge, che lo tutela, che lo finanzia, che lo alimenta, le idee rimangono frustrazioni. Vero. E chi ha questa responsabilità se non il mondo politico? Ma questa forse anch'io ce l'ho, ce l'avrei anche te. No, però sta di fatto che noi non amministriamo, noi non abbiamo la facoltà di poter decidere il futuro delle persone. Noi possiamo contribuire al futuro delle persone, ma non abbiamo un potere decisionale. I politici ce l'hanno, e se non riprendono ad amare il futuro delle persone che vivono in un territorio, ce lo dicano, perché allora siamo sempre pronti a fare la transumanza, ad andarcene, a dire a un giovane: guarda, vattene. Certo, Fernando, non è che ci sia bisogno che ci diano tante spiegazioni, il risultato ce l'abbiamo davanti agli occhi. Questa riflessione secondo me è giustissima ed è la sconfitta peggiore, più pesante. Ed è guarda, ci penso tante volte, perché ho una figlia che si sta per laureare, e quindi ci penso spesso, dico: ma insomma, che futuro aspetta Camilla? Insomma, io ho 60 anni, gran parte della vita l'ho mai vissuta, ma insomma, ecco. Ma tua figlia, se mi permetti, il futuro sa bene qual è quello che desidera, è che avverte che ci sono infinite difficoltà stupide, inutili. Guarda, mi sto arrabbiando, perché i giovani il futuro lo conoscono, lo sentono, lo sognano. Non è vero che sono tutti delle amebe, non è assolutamente vero. Assolutamente no. Sono spaventati, sono demotivati rispetto poi ai loro coetanei europei. Hanno ragione ad esserlo, perché, ripeto, le abbiamo creato tutta una serie di difficoltà pazzesche. Faccio un esempio molto banale: chiunque, qualunque cittadino straniero, e qui sono pronto a ricevere smentita, è in grado da solo, davanti al proprio computer, di aprire
un'attività, una propria ditta, una propria società, spendendo 35-40 pounds, faccio i riferimenti con l'inghiettore che ora è fuori. Io ho un'ex compagna di scuola che poi fra l'altro fa la sceneggiatrice a Parigi, e andammo con i miei ex compagni a rifare questo viaggio che facemmo a Parigi, quelli con cui siamo rimasti in buoni rapporti, andammo a trovare la nostra amica Alicia Eminenti e ti dico che si spiegò che lei non sapeva neanche se esisteva realmente un ufficio IVA. Dice: io no, sì, ma probabilmente esiste. Dice: io non ho mai visto nessuno, ho fatto tutto da computer, non ho un commercialista, non pago un bollo, niente, la dichiarazione la spedisco via internet. Cioè, beh, in Italia è tutto maledettamente complicato, ma volutamente, io dico volutamente complicato, perché altrimenti siamo stupidi. E siccome non siamo un popolo stupido, siamo un popolo che ha, come dire, la voglia, il desiderio di complicare la vita agli altri. Sì. Stupidi non lo siamo. No, assolutamente no, però ripeto, guarda, la cosa che veramente mi fa arrabbiare è che nessuno in realtà si ribella veramente a questo stato di cose, nella realtà dei fatti, perché dopo i nostri politici, quelli che vanno per la maggiore, sono bravissimi a tirare fumo negli occhi con problemi che alla fine vengono ingigantiti, non dico che non esistono, ma vengono completamente ingigantiti come se fossero, fossero la risoluzione di tutti i mali, no? Perché se abbiamo paura di un barcone di disperati che è in balia delle onde e il ministro, l'allora ministro degli interni dice: qui non si sbarca perché il suolo italiano è sacro. Ma di che cavolo stai parlando? Ma di che parli? Ma di che parli? Dico, ma lì stiamo parlando dell'Italia dei mafiosi, dell'andrangheta, della camorra, della sacra corona unita? Cioè, di che stiamo parlando? Della Svizzera? No, dell'Italia stiamo parlando. Però capisci, tutti la gran parte, poi c'era il gorillaio su internet che tutti nessuno metterà il piede sul suolo italiano. Ma ragazzi, ma cioè, vi fermate un secondo a riflettere, per cortesia, perché veramente mi sembra che qualcuno si sia fatto completamente prendere dall'emotività, l'emotività è pazzesca, è una cosa inaccettabile. Però allora, questa macchina, intanto senti il bip bip, ecco. No, perché non è estremamente sicura quando c'è la linea, perché è intelligente, quando c'è la linea continua e te ti azzardi a mettere mezza gomma fuori dalla linea continua, ti dice: ah, amico, attento. Cioè, lo senti? Quindi, ma lo fa attraverso dei sensori o una telecamera che osserva? E questo lo ignoro, come diceva. Meraviglioso. Però lo fa. Lo che fa. Modello è? Come si chiama questa macchina? Allora, questa è un Honda Jazz, Honda Jazz versione ibrida, hybrid, sì, esatto, messa a disposizione dal nostro sponsor, lo ricordiamo, insomma, che è la GP Motors. Allora, e, guarda, siamo alla fine di questo viaggio. Io avevo preparato anche, insomma, l'hai un po' accennato, no? Questo tuo grande dolore che ti sei portato dietro per tanto tempo, che probabilmente ancora, insomma, ti porti dentro. Questo fatto di non aver mai conosciuto tuo padre, insomma, perché tuo padre morì sul posto di lavoro alla Sacfem, no? Come no? È stato uno delle morti bianche di questa nostra città. Ancora oggi si muore, è una cosa pazzesca. Quella povera ragazza a Prato, triturata dalla macchina del telaio, non si può andare al lavoro già con fatica e non tornare a casa. Per 800 euro, ma a parte che uno non deve morire neanche per 20.000 euro al mese, che sia chiaro, ma cioè, tanto si è abbassato il livello di sicurezza, non c'era la grata di protezione, sto parlando del caso di questa ragazza a cui hai fatto riferimento te, tante accortezze vengono evitate proprio per non spendere, e quindi si risparmia su tutto, e alla fine il risultato è la vita umana è semplicemente un ingranaggio, non è più il motore trainante del mondo produttivo, no? Siamo degli ingranaggi, quindi abbiamo il valore di un pezzo di ricambio. Mi ha colpito una tua frase rilasciata a un collega giornalista poco tempo fa, quando
Hai detto che insomma, quando facevi gli spettacoli teatrali ti affacciavi da dietro e guardavi il teatro pieno e c'era sempre una sedia vuota in prima fila. Questo credo che sia anche molto comune a tante persone. Cos'è l'assenza di un genitore, o perlomeno il non essere stato formato anche dall'altro 50%, e ti lascia un po' di insicurezza. Io, se dovessi andarmene domani mattina, so che me ne andrei con una valigia carica di cose che veramente ho voluto fare e che riconosco non meritate, ma come un dono da parte della vita. Cioè, gli obiettivi che avevo in mente li ho raggiunti al 95%, quindi sono piuttosto tranquillo. Però ho sempre una leggera punta d'amarezza di non aver potuto condividere con mio padre il mio percorso, la mia storia e anche i miei successi. È una parola che un po' sta male in bocca, successi, successo, cioè proprio un gioco di parole. A volte un amico diceva è successo, è una cosa che non ha proprio senso. Quindi i risultati, quelli ottenuti. Allora questa cosa qua un po' mi segue. Ma devo dirti Massimo, che da quando sono diventato padre le cose sono cambiate, sì. Perché ho abdicato. Quel giorno ho deciso, quando ho avuto la possibilità di prendere in braccio mio figlio, ecco che lì nasceva Fernando padre e l'orfano se ne stava un pochino ad osservare, perché era diventata una presenza ingombrante. Quindi, però ripeto, la mia vita è una vita normalissima, semplicissima. Io sono grato di quello che ho vissuto, ma soprattutto sai di chi sono grato? Sono grato delle persone che ho incontrato, perché come diceva Marquez, per parlare di me io devo parlare di te. Devo parlare veramente di tutte le cose che gli altri, le cose meravigliose che ho potuto conoscere, leggere, imparare, ascoltare. Quindi noi siamo l'altro. E se faccio l'elenco dei personaggi, delle persone, anche le più semplici, i normal people, che mi hanno regalato qualche cosa, è un elenco sconfinato. E quindi sono grato di essermi incarnato in questa vita, anche nel ruolo di orfano, ma c'è, voglio dire, come diceva una mia amica, nonostante le nostre sofferenze noi viviamo nello zucchero, perché quella, l'umanità di cui parlavi tu prima, quella dei barconi, quella delle favelas, quella dell'assenza di sanità, quella dell'assenza di opportunità, quello è il vero inferno. Noi stiamo nello zucchero e ogni tanto borbottiamo, ci lamentiamo, ma siamo dei grandi fortunati. Questo bisogna, sì, almeno ogni tanto avere il buon gusto di ricordarsi. Guarda, con la mia compagna ieri abbiamo fatto una riflessione, no? Cioè, lei mi ha detto, guarda, ogni tanto penso al fatto che essere nati in Italia è stata una fortuna, no? Rispetto a tanti altri, certo, posti, anche a noi vicini. E io ho detto, dico, guarda, noi ci stiamo avvicinando ad una realtà stile Sud America, che la fortuna varia da 100 metri a 100 metri, perché io quando sono stato, io Brasile, faccio un esempio del Brasile, ma ho visitato il Messico, il Guatemala, insomma ho viaggiato un bel po', e dico, in Brasile mi colpì il fatto che a 100 metri di distanza da una parte c'era una spiaggia dell'hotel Sheraton, dove si spendeva 500 euro a notte, e a 100 metri c'era le reti elettrificate con l'inizio di una delle tante favelas. Quindi, certo, nasci di là, sei uno sciagurato, sono 100 metri. Sì, sì, davvero. Quindi è una cosa, se ci pensiamo, pazzesca. Ascolta, Fernando, allora io sono orgoglioso di averti avuto a bordo. Grazie, sono molto contento di questo. E di aver fatto conoscere il Fernando Mairaghini, che forse alcuni non conoscono, è un mondo straordinario, lasciamelo dire. Insomma, ti ringrazio. Guarda, diciamo che la mia trasmissione si conclude sempre con l'interlocutore che dà un consiglio di lettura, no? Chiedo sempre che libro hai sul comodino, però insomma, sì, a te voglio estendere non solamente per quello che riguarda la letteratura, ma insomma, che cosa ci puoi consigliare dal punto di vista, insomma,
di film cinematografico? Che insomma, bella domanda, grazie. Sai che io ultimamente no, perché è uscito 3-4, forse anche 5 anni fa, però periodicamente me lo devo rivedere, è Interstellar di Nolan. Film che consiglio a chi non l'ha visto. Si parla di rapporti umani, di relazione fra genitore e figlio, ma della responsabilità, della quarta dimensione, insomma, un capolavoro assoluto. Prendo nota. Interstellar, davvero un capolavoro strepitoso, una di quelle opere, ecco, che mi rendono felice di essere nato qua, in questa contemporaneità, perché come dicevo prima, noi siamo quello che fanno gli altri. Siamo osservatori privilegiati. Già, vero, vero, vero. E invece per quanto riguarda i libri, insomma, cosa stai leggendo? Sai che ultimamente sto leggendo molti saggi, quindi io consiglio l'opera di Vito Mancuso, il teologo. C'è un libro bellissimo, il titolo forse lo sbaglio, ma è uscito proprio adesso, quindi è facile, l'ultimo suo... diciamo la trascrizione di una conferenza che lui l'anno scorso ha fatto a Misano Adriatico sul senso della vita proprio. Siccome Mancuso ha una mente di quelle che proprio io invidio, perché di una trasparenza, di una profondità, davvero parte affrontando una tesi e dà una possibile soluzione al problema che sembra, no, un problema complesso. Quindi Il senso della vita di Vito Mancuso. Beh, questo lo consiglio a tutti. Beh, e me lo rileggo per la terza volta. Grazie a Fernando Maraghini, grazie a voi, alla prossima. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra.